L'accusa è gravissima, voto di scambio. La circostanza si riferisce alle elezioni amministrative 2016, quando, secondo gli inquirenti, Mirko Mestre riuscì a ottenere un numero di preferenze sufficienti a vincere, promettendo in cambio favori ai camorristi del clan dei Casalesi, che nel Veneto orientale, secondo l'inchiesta della DDA di Venezia, ha affondato da almeno 20 anni i suoi tentacoli. Arrivano anche alla politica, voto di scambio, abbiamo accertato, è stato accertato nell'ambito di questa indagine, e poi ben 5 concorrenti esterni, cioè soggetti non associati, ma che o in quanto componenti di quella che è l'economia apparentemente legale o svolgendo ruoli diversi hanno favorito l'organizzazione. E dunque un'associazione radicata stabilmente, referente anche dell'Andrangheta e della mafia catanese, che aveva messo le mani nel tessuto economico e politico veneto. Il primo cittadino di Eraclea, 43 anni, brillante avvocato con studio a San Donà di Piave, è stato prelevato in piena notte dalla sua villa in via Interessati, protetta dagli sguardi indiscreti da alte siepi e contro gli intrusi da telecamere e sistema di allarme. Candidato sindaco per la lista civica Eraclea si cambia, Mirko Mestre venne scelto dal centrodestra dall'allora sindaco Graziano Teso di Forza Italia, che dopo le elezioni ha proseguito il suo impegno amministrativo a fianco del primo cittadino nel ruolo di suo vice. Pure il nome di Graziano Teso risulta iscritto nel registro degli indagati. L'arresto del sindaco di Eraclea rappresenta il primo caso in Veneto di voto di scambio accertato nel corso delle elezioni comunali del 2016, ha precisato il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Abbiamo accertato, ha detto, che vi è stato nelle elezioni del 2016 uno scambio elettorale con la criminalità organizzata, non per tantissimi voti, ma sufficienti, in cambio di coperture e strade più rapide per la gestione delle loro attività. Il primo caso in Veneto.